segnalo che tutte le registrazioni audio della serata verranno messe sul sito di Radio Vaticana, quindi chi non è qua stasera potrà andare a ascoltare. E allo stesso modo vi segnalo che riprenderemo tutta la serata tutti gli interventi. Io, scusate, mi approfitto per ringraziare Luca Foscardi che sarà tutta la sera impegnato a fare le riprese in due, proprio per, come dire, simbolicamente rappresentare la scrittura collettiva. Invito Giulia a... Viviamo la nostra città. Siamo cittadini liberi e democratici grazie al coraggio e al sacrificio di donne e uomini che hanno sempre anteposto l'affermazione della libertà e della democrazia ai propri legittimi e profondi travagli. Oggi la nostra ambizione è fare di Milano una città aperta e partecipata, sostenibile e bella per tutte e per tutti, all'altezza delle migliori esperienze europee, una città giusta e meno ingiusta. Tradursi in una proposta che si radichi nella tradizione del municipalismo e solidarismo ambrosiano, per avviare una nuova stagione di autonomia e di cambiamento radicale. Com'è evidente, è escluso che questa domanda di cambiamento possa trovare risposta in un governo guidato da uno qualunque dei tre manager che oggi si contendono Palazzo Madama. In una stagione che pensavamo di esserci lasciati alle spalle e invece rischiamo di dover rivivere. Noi e la gran parte di questa città non intendiamo riviverla. Noi siamo qui per costruire una nuova aggregazione. Ci proponiamo di presentare alle prossime elezioni comunali la lista municipale Milano in Comune. Una lista plurale, laica, di sinistra, civica e... Il baricentro politico è la squadra, la più ampia possibile, che vorrà impegnarsi nel progetto che presentiamo qui questa sera. Perché l'uomo solo al comando è il retaggio di una storia che non sembra intenzionata a finire, ma è già alle nostre spalle. Abbiamo più di 30 persone che vogliono intervenire stasera. Diamo 3 minuti e vi preghiamo davvero di dare un primo segnale di innovazione nel rispettare i tempi, nel permettere che tutte e tutte possano esprimersi. Invece rischiamo di dover rivivere. Io oggi vi smetto le preferenze di partito, così diamo subito un messaggio a quanti cercavano di capire se questa fosse una piccicatura di partitini, chi c'era, chi non c'era. Io da oggi lo dico, dismetto le preferenze di partito e la dismetto per entrare in un progetto che è quello che è più grande delle nostre... Rischiamo di dover rivivere. Quindi vi preghiamo davvero. Grazie di avermi invitata, io sono qui cadendo un po' dal cielo, perché in verità ero venuta per fare domande, ma non saprei tanto bene a che fare, perché penso che qui sulle parole, diciamo, costitutive di questa iniziativa nascente, parlerei ai convertiti, credo che siamo tutti d'accordo, ma perché, diciamo, chi aveva, come dire,
questo, l'entusiasmo di quella Milano sotto l'arcobaleno quando cominciò l'avventura Pisapia, perché era ridotto a finirla così? Queste domande però noi le abbiamo veramente poste? Io non lo so, ho sentito davvero un certo silenzio, come se ciascun gruppo parlasse all'interno di se stesso. Magari molti di voi si erano talmente tanto e da tanto tempo accorti che diciamo le promesse non erano state mantenute, che non è forse parso valere la pena di fare domande. Eppure invece io credo che sarebbe stato importantissimo, e allora forse la sola cosa che vorrei dire è questa: se adesso parte questo movimento, ebbene, quelli che hanno parlato prima conoscono molto meglio di me i problemi effettivi e concreti di Milano, ma dietro tutti i problemi concreti ed effettivi c'è un immenso problema ideale. Milano poteva diventare la speranza dell'Italia, precisamente scardinando con quello che era stata l'idea originaria del modello pisapia. Faccio passare come primo di alternative oggi. E allora, se noi ci ricordiamo quale immensa speranza è stata Milano, cioè l'ultimo momento di vera democrazia partecipata in questo paese e per di più con successo. Non ha fatto nulla per contrastare. Allora io credo questo, che l'importante sarà darci il tempo anche attraverso le domande, e attraverso le domande non soltanto fatte a noi, ma fatte a tutti gli altri fuori, a quelli per esempio che adesso andranno a votare una lista cosiddetta arancione che usa questo nome bellissimo. E invece rischiamo di dover ridire. Proprio, e questa è la cosa che non può che fare piangere, no? Proprio per sostenere una... Pensavamo di esserci lasciati alle spalle e invece rischiamo di dover rivivere. Questa sera è la dimostrazione di quello che in questi anni, direi dall'avvio del 2011, si è poi tradotto di fronte a una delusione praticata nel corso dell'amministrazione, però in tutto questo ci si deve vedere e discernere quello che è il dono che ne è arrivato. Parlerei ai convertiti, credo che siamo tutti d'accordo. Ovviamente che siamo qua stasera numerosi, in percorsi diversi, in questi mesi, in queste settimane, anche nelle future municipalità, abbiamo trasmesso delle parole, delle idee, il far ritornare protagonismo, protagonisti, i cittadini, e soprattutto ricucire quella frattura che comunque c'è tra la Milano che guarda al centro e la Milano che sta dietro la 90-91. È un'altra Milano, è inutile che ce la raccontiamo. Si è tentato di fare delle cose, ma là c'è un'altra Milano e non è solamente sofferenza. Non abbiamo fatto nulla per contrastare quell'amministrazione che era stata eletta col contributo di molti di noi. È anche una Milano bella, una Milano solidale, che riesce a trasmettere dei valori e che non diventa patrimonio comune di questa città. C'è un isolamento. E questa amministrazione è la cosa più dolorosa anche per un dirigente politico come me che viene dalla sinistra, dover riconoscere che non abbiamo fatto abbastanza, non si è fatta abbastanza e Giuliano Pisapia non ha fatto abbastanza. Questo bisogna dirlo. Chi di noi ha protestato su questa cosa? Pietezza, ma perché abbiamo partecipato coscientemente, volutamente, con tutte le nostre energie per cambiare questa città. E quindi c'è una delusione, e noi la delusione dobbiamo saperla cogliere. Ebbene, a sinistra si fanno ragionamenti. Parlerei ai convertiti. Che oggi non hanno più senso. Quella stagione è finita, ce ne dobbiamo rendere conto. È semplicemente finita. Chi di noi ha protestato su questa cosa? Finita. Dobbiamo elaborare il lutto e dobbiamo capire che dobbiamo guardare con fiducia in avanti. E in avanti vuol dire che non c'è solamente il grattacielo
con i belli appartamenti del bosco verticale che si guarda dall'alto, ma non si guarda in basso, si guarda solo all'orizzonte. Qui cadendo un po' dal cielo. La vista naturale, l'aria di sinistra. Interessa affrontare, riguardo, diciamo così, la dislocazione destra o sinistra. Sinistra di questa lista, e lo dichiaro, a me interessa zero la dislocazione della lista. So di andare controcorrente perché so che molti invece in questo auditorio sono sensibili a questo argomento. A me non interessa. E invece rischiamo di dover. Allora, io ho ricevuto questo invito a venire qui, non ho capito bene a dire che cosa, un paio di giorni fa. Sto venendo dall'Università Cattolica, ho fatto una cosa sulla scrittura creativa, mi viene da ridere solo pensarci, quindi non ho preparato nulla, però prima di venire qui ho ricevuto una telefonata da parte di mia mamma che abita in via Lopez 6, secondo piano, quarto piano, che è il posto dove io sono cresciuto prima di sposarmi, diventare un uomo ricco, ora abito in via Paolo. Invece rischiamo di dover rivivere. Per questo diciamo che Milano è un miglio e i suoi cittadini devono riprendersi. Invece rischiamo di dover rivivere. Partecipazione, protagonismo tradito che si manifesta nel numero, nelle presenze di stasera. Per dire una cosa forse sgradevole, e cioè che questo bisogno di partecipazione e di protagonismo è stato tradito secondo me non soltanto dall'amministrazione comunale ma anche da noi. Perché in tutti questi 5 anni non abbiamo fatto nulla per contrastare quell'amministrazione che era stata eletta col contributo di molti di noi, che ha fatto delle sporadiche tentativi di partecipazione, che ha gestito le deleghe sulla partecipazione in una maniera scandalosa, che alla fine si è inventato un processo di bilancio partecipativo che è la negazione di che cos'è questa pratica sviluppata in Brasile. E chi di noi ha protestato su questa cosa? Chi di noi ha detto che non si doveva fare in questo modo? Erano 9 milioni di euro disponibili in questa città. Non solo loro l'hanno fatto, nessuno di noi ha detto. Non diventiamo una lista di eletti, facciamo una lista di cittadini e di persone consapevoli che partecipano davvero alla nostra vita. Grazie. Di esserci lasciati alle spalle e invece rischiamo di dover rivivere. Ma cari amici, cari compagni, io credo che la forza del nostro progetto di esserci lasciati alle spalle e invece rischiamo di dover rivivere. Ma io ho scritto mentre sentivo gli interventi e presumo di rispondere a Luca Beltrami Gadola e a Roberta De Monticelli, che si sono chiesti perché la giunta Pisapia non ha mantenuto quanto ha promesso. Io credo di avere la risposta. Perché la politica non è riconducibile alla rappresentanza? Che cosa significa questo? Significa che senza la presenza, l'attenzione, lo sviluppo di una sfera pubblica partecipata non c'è nessuna neanche buona volontà, riforma istituzionale. Parlerei ai convertiti, credo che siamo tutti d'accordo. Io credo, personalmente, non sono indignato non contro la persona e neanche del tutto pessimista sulla possibilità di condizionarlo. Credo che tutto sommato quasi tutti solo pensarci, sono condizionabili. Sono indignato con le. Spero che questo progetto vada in porto, perché è l'unico progetto che è veramente per Milano e non per qualcun altro. Parlerei ai convertiti, credo che siamo tutti d'accordo. Da come è stato gestito Expo? Ed è sufficiente per far venire il terrore. No, il lavoro, ma il lavoro volontario. Non dimentichiamo, il lavoro volontario. Ai giovani che migrano se non erro, lavoro volontario. Rottura dei contratti di lavoro perché si lavora con salari molto più bassi dei contratti di lavoro nazionali. I favori agli amici degli amici, me lo sono inventato io, Farinetti e Italy, sono cose che stanno sotto gli occhi di tutti. Un'oligarchia economica e finanziaria non più soggetta a te.
dominio incontrastato delle grandi multinazionali, da McDonald's a quelle più vicine a casa nostra, la nostra acqua buona di Milano nelle mani di Nestlé, che era quello il simbolo di Expo. Immaginatevi che cosa succederebbe a Milano già quello che è accaduto con i terreni che abbiamo comprato a un valore enorme rispetto a quello che era il valore intestato sulle spalle, e invece rischiamo di doverli dire. Che è culminato con l'assemblea del 15 dicembre, non eravamo così in tanti, non c'erano tutte queste forze ad aiutarci a organizzare quella prima assemblea e quella prima esperienza. Oggi sono contenta di vedere che questa piattaforma che è rimasta aperta, situazione pilotata, quella che ha un punto di caduta prestabilito, venite che vi diciamo quello che noi vogliamo fare, alla partecipazione senza rete, in cui i cittadini decidono quali sono le priorità di una comunità e vanno in quella direzione, senza rispondere ad interessi prestabiliti. Qui davvero, una volta era uno slogan, adesso non lo è più, l'1% della popolazione ha il 99%, è più ricco del 99% della rimanente parte del mondo. Che c'entra questo col comune? C'entra un sacco, perché le politiche comunali possono e devono combattere la disuguaglianza, non perché. Parlerei ai convertiti, credo che siamo tutti d'accordo. Sono uno scrittore, un giornalista, un uomo di teatro, ho aderito nel 2011 con grande passione civile a quelle che venivano chiamate officine. Non so se qualcuno, se stiamo parlando diciamo della preistoria della partecipazione di questa città. A me piace, perché sono uno stato, la ripeto di nuovo, perché mi ero accorto che in quei giorni straordinari nel vero nel male noi avevamo progettato un modello nuovo di città, e dentro in quel libro di sogni, che mi piacerebbe che qualcuno lo riprendesse fuori e lo rileggesse punto per punto, dentro, come in ogni libro di sogni, c'era tanta utopia, ma c'erano modelli nuovi di tempi della città, c'era modelli nuovi di tempi molto simili a quelli europei, delle grandi città e delle grandi capitali d'Europa. È un piacere ritrovarmi in questa sala, perché in questa sala il 24 di ottobre ben oltre 40-45 comitati, quartieri, dei cittadini attivi, impegnati di Milano si trovarono qui, chiamati e organizzati, e l'assemblea fu promossa dal forum civico metropolitano che rappresento, che in solitudine dal 2011 all'indomani dell'insediamento della giunta milanese aprì il conflitto, cara Anita, con la giunta subito, perché questa giunta all'indomani dell'insediamento varò subito il piano di governo del territorio quasi integralmente uguale a quello della giunta precedente, Moratti. Chi vi parla a nome del forum si incontrò con l'allora vice sindaco assessore all'urbanistica. Dovete fare una lista dove ancora una volta chi dei politici professionali ha condiviso le scelte strategiche dell'amministrazione di Pisapia, perché di questo si tratta, noi no, pur a volte anche in modo critico, ma rimanendo sempre nell'alveo della coalizione della maggioranza, noi chiediamo che si faccia da parte e che si metta a disposizione per aiutare la cittadinanza attiva ad allargare la partecipazione alle forme di democrazia diretta e quindi a rinnovare le istituzioni. Aspetta, ci sono da 15 e invece rischiamo di dopo soltanto, guarda, facciamo mezzo minuto per argomento. Uno è quello che io sono felice della partecipazione di questa sera, credo che dobbiamo guardare all'allargamento e non sicuramente a tagliare,
e su questo mi pare un ragionamento condivisibile, però questo non può avvenire senza, come dire, una chiarezza dal punto di vista dei contenuti. Molti hanno parlato dicendo che sono ancora indecisi se partecipare o meno a questo percorso che qui stiamo facendo tutti assieme. Io spero che riusciamo a convincere tutti quelli che hanno parlato stasera a partecipare, però, come dire, alcune cose vanno chiarite. E cioè io penso che siccome dobbiamo vincere, come qualcuno ha già detto, dobbiamo recuperare tutti coloro che a Milano sono delusi, come volete, ma delle regole dobbiamo fra di noi stabilirle, perché altrimenti si rischia che veramente chi decide che cosa non sia chiaro e questo può generare... Di management ce la tiriamo un po'. Non siamo stati zitti, siamo stati... Nella gran parte di questa città non intendiamo di vivere. E dice anche la Costituzione, cioè la possibilità di tutti i cittadini di essere informati. Il progetto che presentiamo qui questa sera. Sono pilotata. Quella che ha un punto di caduta prestabilito, venite che vi diciamo quello che noi vogliamo fare, alla partecipazione.